Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e questo è un esperimento molteplice per svariate ragioni, perché questo video viene girato con Huawei Mate 10 Pro. L'audio che sentite non è il massimo, ma perché sto facendo la presa diretta proprio per verificare quale sia la bontà delle riprese di Huawei Mate 10 dopo quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, secondo cui i video erano addirittura terribili. Andiamo a verificare. E poi perché? In questa mano ho il Google Pixel 2 XL, ovvero il telefono che Google sta per lanciare sul mercato italiano, arriverà a metà del mese di novembre. Sapete che si può ordinare nel Google Store oppure nei negozi di Wind 3. In quest'altra mano, invece, nella mano destra, il prodotto di cui si parla molto in questo periodo, ovvero iPhone 10. Perché ho questi due telefoni uno accanto all'altro? Perché guardate, se io premo in questo modo il telefono, appare l'assistente di Google e vedete che sta leggendo essenzialmente tutte le cose che io sto chiedendogli in questo momento, ma vorrei mostrarvi come funziona l'assistente di Google. Adesso lui sta pensando, probabilmente non riesce a capire che cosa io gli sto dicendo, in realtà insomma, fregnacce. Ok Google, ma tu mi ami? Ti amo come il sole ama il cielo. Ecco, se lo chiedo a Siri, ma tu mi ami? Cioè, vedete che lo spirito con cui rispondono è completamente diverso. Richiediamolo ancora. Ma tu mi ami? La mia ontologia non contiene una rappresentazione di amore. Richiediamolo a questo punto. Ehi Google? Ok Google? Ma tu mi ami? Ti amo come la luna ama le stelle. Vabbè, insomma, vediamo che essenzialmente, insomma, il tipo di approccio è lo stesso, ma vediamo se chiediamo cose un po' più complicate. Ok, Google, credi in Dio? Non sono un esperto di religione, ma posso fare una ricerca per te. Che cosa vuoi sapere? Questa è la risposta. Credi in Dio? Ti chiederei di rivolgere le domande spirituali a un esperto, possibilmente un essere umano. Ecco, vedete, insomma, essenzialmente quando si fanno delle domande un po' surreali, le risposte sono altrettanto surreali. Ma cosa succede quando si chiedono, delle cose invece, più, diciamo, tangibili, plausibili? Vediamo un attimo. Quando pioverà nei prossimi giorni? A Bergamo si prevede pioggia per domenica. E vedete, vengono indicate anche le previsioni del tempo. Quando pioverà Il nei tempo prossimi... sembra Ah, bello ferma, che ho oggi. sbagliato. Quando pioverà nei prossimi giorni? Vedete, Secondo le previsioni non pioverà almeno non domani. il livello di intelligenza applicata è sicuramente diverso, migliore quello che viene espresso da Google. Proviamo ancora. Ehi hey Google, vediamo. Qual è il prossimo treno per Milano? Milano, ecco qui. Vedete, mi viene indicato che il prossimo treno in partenza da Bergamo, la città dove io registro questo video, è alle 14:53. Vediamo Siri. Quando è il prossimo treno per Milano? Vedete che anche in questo caso Siri fa un po' più di difficoltà, trova più difficile rispondere a domande di questo genere. Ancora, dov'è la farmacia più vicina? Ecco i risultati trovati per farmacia nel raggio di 700 metri. Dov'è la farmacia più vicina? Vedete, in questo caso viene indicata una cooperativa farmaceutica bergamasca. Sto cercando di capire se sì, in effetti è proprio la farmacia che ci è qui vicino. Facciamo un altro tentativo. Vi faccio vedere ancora una volta questa azione del premere sul fianco. Chi è Nelson Mandela? Vedete, in questo caso si va direttamente con la ricerca su internet, quindi direttamente alla ricerca Wikipedia. Chi era Nelson Mandela? Vedete, più o meno il risultato è lo stesso. Chi era sua moglie? Nelson Mandela coniuge.
Vedete che vengono riportate informazioni sempre pescate da Wikipedia. Chi era sua moglie? cercando chi era sua moglie su internet. Ecco, vedete che in questo caso Siri non è riuscita a costruire la conseguenza e il collegamento tra le due domande che ho fatto. Adesso ripongo un attimo Siri per mostrarvi un ultimo paio di cose curiose. Come sempre, pressione sul lato. Fai la telecronaca. Aspettate. Fai la telecronaca. Eccezionale. Fai la telecronaca. Sciabolata morbida. Andiamo a comandare. Ok, metto in moto. Vedete come. Insomma, si riesce essenzialmente ogni tanto a giocare con questo genere di domande con l'assistente di Google. Diciamo che alcune funzionalità sono migliori, secondo me, di quelle di Siri. Ancora manca probabilmente una serie di informazioni che sono invece quelle sofisticate date dalle città dove ad esempio i trasporti sono connessi con Google Maps, dove ci sono servizi come Uber. Però diciamo che insomma come primo impatto per l'assistente di Google in italiano il risultato è tutto sommato niente male. Voi che domanda vorreste fare?